noi abbiamo deciso per quest'anno di fare questa prima parte degli Atti degli Apostoli. Io spero di riuscire a fare dal capitolo 1 al capitolo 15, altrimenti se non riusciamo a fare tutto faremo qualcosina in meno e non succede niente. Il prossimo anno completeremo la lettura di questo libro. Dalla linea 22 alla linea 37 voi avete il progetto. Questa mattina faremo un'introduzione al libro. Per qualcuno di noi questa potrebbe essere la seconda o la terza volta che legge il libro, per la maggioranza di noi questa è la prima volta che legge il libro. E quindi chi conosce già alcune cose è giusto che abbia un po' di pazienza e compia questo regalo di attenzione nei confronti di chi invece è ancora a digiuno, cioè per chi deve ancora incominciare a prendere contatto con l'opera, col secondo libro dell'opera di Luca. Prossimo mese, quando ci troveremo l'8 di novembre, daremo un'occhiatina proprio ai primissimi passi della Chiesa, capitolo primo, secondo, massimo capitolo terzo, dove noi abbiamo l'ascensione di Gesù, che viene stranamente raccontata in modo completamente diverso dal modo con cui Luca adopera il tema alla fine del Vangelo. Alla fine del Vangelo sembra che Gesù sia sceso al cielo il giorno di Pasqua, mentre invece negli Atti degli Apostoli dice dopo 40 giorni. Dovremmo affrontare questo piccolo problema. Subito dopo l'ascensione, Pietro prende in mano la situazione, così come il Signore gli aveva ordinato, e Pietro dice che la prima cosa da fare è sostituire Giuda mancante. E vediamo come, con un modo molto, direi, bambinesco, il Collegio Apostolico decide chi debba sostituire Giuda. Si tira a sorte, si gioca i dadi, quel che viene, viene. Però è molto importante vedere la dinamica che presiede questa scelta. Gettare a sorte vuol dire fondamentalmente lasciare in mano a Dio la scelta della persona, però prima interviene la comunità. È la comunità che dice uno, due, non altri. Pietro dà il criterio con cui la comunità deve scegliere, ma è la comunità che sceglie. Non sono gli apostoli che scelgono. Gli apostoli danno il criterio, la comunità sceglie coloro che rispondono a questo criterio e poi sarà Dio a fare la scelta dell'individuo. Questo è un dato molto importante. Perché? Perché se voi notate, la Chiesa oggi non è che viene gestita così. Oggi la Chiesa, per mille ragioni, viene gestita in maniera diversa. Non sempre la comunità viene ascoltata. Noi adesso abbiamo un vescovo che è in fase di chiusura del suo apostolato episcopale, ma nessuno ci chiede quale vescovo vogliamo. Ci arriva, lo decidono a Roma, noi lo accogliamo volentieri, ci mancherebbe altro, ma noi siamo tagliati fuori. Vedremo invece che nella Chiesa nascente questo non succede mai. Se per Mattia le cose sono andate così, scopriremo che al capitolo 6, quando gli apostoli
decidono di istituire i sette, discuteremo se sono diaconi, se sono presbiteri, se sono capi, vedremo. Anche in questo caso la comunità riceve dagli apostoli i criteri, ma è la comunità che poi sceglie queste persone. Saranno gli apostoli ad imporre le mani, noi diremo oggi a ordinarli. Ma la comunità è presente, è attiva, è al primo posto, insieme con chi ne è responsabile. Questa mentalità forse un po' l'abbiamo persa, un pochettino è stata messa da parte, ma è bene che noi riscopriamo la dignità, il protagonismo sano e la responsabilità della comunità. Accanto alla responsabilità dell'autorità, si capisce, nessuno la mette in dubbio. Ma non dimentichiamoci che esiste un equilibrio, non esiste una soppressione. Oggi come oggi la comunità viene casomai consultata per alcune cose, ma la comunità oggi non è che decida molto. Nel terzo incontro che faremo invece a dicembre, presteremo attenzione in maniera particolare al capitolo secondo degli Atti, sia con l'esperienza del dono dello Spirito, questa Pentecoste, così come la chiamiamo, e ci accorgeremo che prima di questa Pentecoste ce n'erano già state altre, ce ne saranno altre. Gesù dona lo Spirito quando muore. Gesù torna a donare lo Spirito quando risorge. Qui viene ancora donato lo Spirito. Siamo al capitolo secondo. E poi al capitolo decimo e undicesimo, quando Pietro si trova a Ioppe, vede quel famoso lenzuolo dove ci sono tutti questi animali, puri e impuri, e Dio gli dice, guarda, tutto ciò che è creato da Dio è tutto puro. E Pietro capisce, perché proprio in quel frangente arrivano i servi della casa di Cornelio, i quali dicono, vieni a casa nostra perché il nostro padrone ha qualcosa da dirti. Pietro parte, arriva e vede una cosa stranissima. Come lui arriva e saluta Cornelio, lo Spirito Santo scende su tutti gli abitanti di questa casa. E questi fortunati vivono la stessa esperienza che hanno vissuto gli apostoli il giorno di Pentecoste. Sono pieni di Spirito Santo, parlano in lingue diverse. Ci chiediamo perché di tutte queste Pentecosti la Chiesa abbia scelto quella del capitolo secondo come punto di riferimento sia per la celebrazione liturgica sia per la riflessione teologica e per poter dire qui nasce ufficialmente la Chiesa, quella Chiesa che Cristo ha fondato, qui comincia a prendere vita. Perché non prima? Chinato il capo, trasmise lo Spirito, perché non lì nasce la Chiesa. Soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo, ciò che rimetterete sarà rimesso, perché non lì nasce la Chiesa. Cercheremo dunque di capire, per quello che ci è umanamente possibile, questo testo, la ricchezza di questo testo è il motivo per cui la Chiesa dice lì sono le mie origini. Capiterà il 2010, il 10 di gennaio, seconda domenica del mese, noi daremo un'occhiatina a un sommario. È un sommario brevissimo. Luca, vedremo, è ricco di queste interruzioni. Lui fa la narrazione dell'episodio, poi ci infila dentro un altro episodio, poi magari un terzo, poi improvvisamente chiude gli episodi e fa un breve riassunto. Dice,
Ma quella volta le cose andavano così. I sommari degli Atti degli Apostoli sono conosciutissimi, sono anche stati molto studiati. Noi ne vedremo uno solo. Non abbiamo tempo di vederne tutti, ma uno lo vedremo in particolare. Perché in questo sommario viene determinata la caratteristica del gruppo. In che cosa si distingue? Si distingueva in passato, si distingue adesso, si distinguerà nel futuro il gruppo dei cristiani dall'Associazione Nazionale Alpini, cioè da qualunque altro gruppo. Allora potremmo dire dai vari gruppi filosofici, dai gruppi misterici, quali sono le caratteristiche che questo gruppo cristiano ha e che non sono assolutamente discutibili, perché perdere una di queste caratteristiche vuol dire perdere la propria identità. E ci accorgeremo che non sono tanti. I comandamenti sono 10, sono tanti. I precetti della Chiesa sono 5, chi li conosce solo Dio lo sa, sono tanti. Non parliamo delle opere di misericordia spirituale e corporale, sono tante, 7 più 7. Le caratteristiche della Chiesa sono solo 4. La didache degli Apostoli, l'Eucarestia, una terza parola che è molto misteriosa e evocativa, ma la definizione esatta è difficilissimo trovarla, lo vedremo, la coinonia, la comunione. E quarto, le proseuchai, le preghiere, non la preghiera, le preghiere. Vedremo queste 4 caratteristiche, cercheremo di capirle. Vedremo anche altri sommari in parallelo per raccogliere il più possibile, dare un'occhiata generale a che cos'era la Chiesa nella prima metà del primo secolo dopo Cristo. In febbraio, invece, vedremo le prime persecuzioni. Pietro e Giovanni salgono al Tempio, Pietro guarisce lo storpio alla porta bella del Tempio ed incominciano i guai. Cominciano i guai perché il Sinedrio si accorge che questo gruppo, che durante la passione di Gesù e la morte di Gesù era sparito, si è ricompattato e sta veramente portando a compimento la missione che il loro maestro aveva loro affidato, ma questo crea disagio al Sinedrio. Questa immagine dunque di Gesù Gruppo sostituito pastore, tutto l'ebraismo che viene sostituito in questo caso da Simone, è e c'è l'immagine prima inevitabilmente lo della scontro teologia del tra primato Pietro e petrino. Giovanni da una parte e il Sinedrio dall'altra. È l'immagine che resta. E qui conosceremo È molto il importante maestro perché di oggi come Paolo, oggi, dove stiamo Gamaliel, vivendo in una che siamo stati più marmellata saggi di del tutti, tutto è il quale possibile, disse: è tutto è inutile dire che noi giusto, ci opponiamo forse vale la all'avvento del pena Sinedrio recuperare e ci alcune idee opponiamo se la cosa madri. che sta nascendo è opera di Giovanni Dio. Paolo II diceva che certamente il Ed è primato di stupido Pietro lo si può preoccuparci gestire in tanti modi. eccessivamente se ciò che sta nascendo non è opera di Dio. Il primissimo padre della Chiesa che Però parla in intanto c'è maniera, questa fra saggezza e questo virgolette, equilibrio che cercheremo di esaminare da teologicamente dove viene seria e vedremo che viene del dalla primato mentalità petrino sapienziale, e un non dalla vescovo turco mentalità teologica dell'Antico Testamento, che faceva ma viene il da quel vescovo in mondo Francia, che ha prodotto il libro dei Ireneo di Proverbi, il libro Lione, del Coele, il quale Sapienza, dice: Siracide, per noi Cantus, cristiani è Salmi. chiaro che il vescovo di Roma Se da ha una parte il dunque c'è tutto questo primato mondo che vale la pena dell'unità scoprire, dall'altra c'è Pietro, e dell'agape. il quale formula un principio: i cristiani hanno Il solo una primato comunità. dell'unità Gli altri significa che forse hanno un po' esistono altri dimenticato, vescovi varrebbe la pena autonomi, recuperare. ma che appartengono alla Ed è Chiesa meglio dirlo cristiana proprio perché così. sono in sintonia con il vescovo di Roma. Il vescovo di Roma dà il la. Obbedire agli uomini vuol dire molto spesso entrare Il in un certo tipo di 440 di compromesso. Vienne, diapason.
che non ti fanno stare tranquillo con te stesso. Gli altri sono in sintonia non con questo. Non ti fanno chiudere gli occhi alla serie. Poi ognuno ha la libertà di tradurre, di inculturare il cristianesimo nella situazione in cui si trova. E allora è molto più saggio. Ma questa inculturazione del cristianesimo deve essere in sintonia possa far vivere nella città con il vescovo di Roma. Capite perché Francesco insiste nel dire io sono il vescovo di Roma, la parola Papa non l'adopera. Perché la parola Papa è una dicitura di tipo bizantino costantiniano. Oggi ma ancora peggio è il primato dell'agape della donna all'interno della Chiesa. E per noi agape sono i bacetti, le carezze, scordatevelo. Scordatevelo, non è così. La Chiesa viene visto come l'agape è quella capacità di percepire l'amore di Dio nella storia e quindi ha una funzione profetica. In altri settori Pietro ancora viene il suo visto successore, come un problema da affrontare, quello cioè di farci in altri settori chiaro il senso della storia che stiamo vivendo. Da esigere, da pretendere. C'è l'ISI, sì. È un segno dell'amore di Dio? Vedremo. Perché l'agape è l'amore che il Padre ha per il Figlio e che il Figlio ha per noi. Vangelo di oggi. Alcuni dati importanti. Allora io ho bisogno che qualcuno mi dica se il Calvario è segno dell'amore di Dio. Meno positivi. Io ho bisogno di capire se i nostri martiri sono segno dell'amore di Dio. Io ho bisogno di capire se la disonestà di tantissimi politici è segno dell'amore di Dio. Perché quando le cose ci vanno bene è molto facile dire Dio mi ama. E quando le cose vanno male? Allora ho bisogno che qualcuno mi aiuti a leggere la storia. Aveva messo sotto pressione. Questo è il primo grande significato della parola agape, scoprire l'amore di Dio nella storia, anche lì dove ci sono gli inciampi sulla nostra strada. Dai sette. Agape significa anche un metodo. Sbrigativamente chiamarli diaconi. Un metodo che non esclude certe posizioni anche dure. Responsabili di una comunità. Ma l'agape è sempre legata alla verità, dalla teologia, oltre che alla misericordia. E se tu hai sbagliato, io non posso dire no, non hai sbagliato. Devo dire tu hai sbagliato. Poi subentrerà la misericordia. Ma l'agape prima è il rispetto della verità. E abbia due modi di pensare la fede. Il Padre ama il Figlio ama noi, il Figlio è la via. E forse lì riusciamo a comprendere la verità. Che e quindi io non posso fare esperienza di Cristo. L'agape è esperienza di Cristo nella mia vita. Questo dato lo comprendiamo se non ho questo atteggiamento di rispetto per ciò che è vero. Apostoli, e diamo un'occhiata nei primi quattro secoli della Chiesa e ho chiesto io la verità non posso inventarmela. Un elemento della Chiesa. I riti liturgici. Se tu non ami mai dimenticarci che nel quarto secolo noi abbiamo ma è questo dice io no qui in Italia. Qual è la verità? Un'unica chiesa che qui non scatterà mai una scintilla. Ma che pensava la fede in forme diverse e la se forme quella diverse, si chiama luce pur celebrando tutto non puoi chiamarla farfalla è luce punto il matrimonio essere aderenti al reale voi avevate qui è il primo passo della agape perché il reale è la prima verità di contatto che tu hai. Il patriarchino arrivava a morte. I psicologi ci dicono quando tu hai il contatto con il reale sei sano di mente. Si estendeva nell'odierna Carnia su nel Tirolo, quindi la parte occidentale dell'Austria, naturalmente la Slovenia, la Croazia, era tutta la costa dalmata era soggetta al patriarca. A Milano avevate il rito ambrosiano, un pochettino più in là avevate il rito della Valle d'Aosta.
scendendo al centro Italia c'era il rito di Ravenna. Dicevano messe in maniera completamente diversa, la riflessione teologica era diversa. Scendendo ancora trovavate il rito romano, che adesso è diventato l'unico. Poi scendendo ancora avevate dalla parte adriatica il rito beneventano e dalla parte tirrenica il rito di Napoli. Tanto per gradire. Questo ci sta a dire dunque che nella Chiesa inizialmente c'era un dinamismo che da una parte portava tutta questa ricchezza e dall'altra non dimenticava l'unità. Cosa è successo? Non lo so. Cercheremo di capire insieme perché da questa multiforme unità si è arrivati a questa unità nella uniformità. Certamente il Concilio di Trento ha avuto un suo peso, certamente i papi successivi hanno avuto un loro peso. Siamo chiamati a dirigerci definitivamente verso l'uniformità totale? Oppure questo è un periodo di transizione in cui lentamente torneremo alla ricchezza dell'unità nella multiformità? Certamente le riflessioni sull'ecumenismo sono più propense a dire «bah, probabilmente la Chiesa un po' alla volta, rimanendo unita, tornerà a queste forme diverse e di culto e di riflessione teologica, che non è un lusso accademico, ma è una forma rispettosa di determinati nuclei di popoli che hanno determinate culture e che vivono il cristianesimo o possono vivere il cristianesimo con dei parametri che siano contemporaneamente rispettosi delle verità di fede, ma rispettosi dell'identità delle persone. Vedremo. Quello che è possibile, quello che non è possibile, quello che è sogno e quello che invece potrebbe essere realtà. Chiuderemo questo nostro percorso con questa apertura del mondo della Chiesa con il mondo pagano. È stato un momento difficile, forse fino ad oggi il più difficile di tutta la Chiesa. Perché nella comunità cristiana, ebraico-cristiana, si era formata l'idea che la Chiesa fosse il vero resto di Israele. I veri figli di Abramo erano coloro che avevano riconosciuto in Gesù il Messia promesso da Dio. Dunque, chi voleva essere cristiano doveva necessariamente diventare figlio di Abramo. E c'era invece un gruppo di cristiani che diceva no, perché la religione ufficiale ebraica ci ha cacciato via, ci ha scomunicati. Che piaccia o meno, l'autorità nel mondo ebraico ha un suo peso e sono loro che eventualmente ci possono dire se noi siamo dentro o fuori all'ebraismo. E noi abbiamo bisogno che Dio ci dia una risposta. La risposta non ce l'abbiamo noi. E gli apostoli, Pietro da una parte, con l'episodio di Ioppe, anzi sarebbe più giusto dire con l'episodio di Cornelio, della casa di Cornelio, e Paolo, con l'esperienza del primo viaggio fatto nell'Asia Minore insieme a Barnaba e in parte insieme a Marco, si ritrovano e guarda caso, se così possiamo dire ma senza offesa per nessuno, destra e sinistra nella Chiesa si trovano d'accordo.
e al cosiddetto Concilio di Gerusalemme, Pietro e Paolo, checché alcuni predicatori o cristiani dicano, erano perfettamente in accordo su questo concetto. Noi siamo Chiesa e chiunque voglia entrare nella Chiesa non deve passare da nessuna parte. Con il battesimo diventa figlio di Dio e non c'è più nessun problema. In questa occasione chi rappresenta invece un freno a mano, una specie di spirito conservatore che in qualche maniera ha frenato tutta questa libertà per un profondo rispetto verso quella parte di cristianesimo che proveniva dal mondo ebraico, non è stato Pietro, è stato Giacomo. E quindi questa visione di tipo hegeliana, Pietro contro Paolo, non esiste, non c'è. Vedrete quando leggeremo i testi, perché sono questi i dati su cui riflettere, non le fantasie delle persone. Vedremo che tra Pietro e Paolo al Concilio di Gerusalemme non c'è assolutamente discrepanza. Il prossimo anno troveremo la discrepanza, perché Paolo dice nella lettera ai Galati che, finito questo concilio, ritornati ad Antiochia, Pietro è stato eccessivamente prudente e per non scontentare gli ebreo-cristiani non è che si comportasse in maniera proprio perfettamente corretta in rapporto a ciò che era stato deciso nel concilio di Gerusalemme. Allora Paolo gli dice, guarda che noi là abbiamo deciso insieme con te, così non puoi comportarti colà. Pietro accoglie la lezione e il problema si chiude lì. E noi finiremo lì il percorso di quest'anno. Di questo dobbiamo morire. Invece il prossimo anno vedremo praticamente la seconda parte degli Atti degli Apostoli, dove Pietro sparisce completamente come figura carismatica, non c'è più, non viene più nominato. Ed emerge la figura di Paolo e sarà Paolo che dominerà la scena della seconda parte degli Atti degli Apostoli. Per cui noi già abbiamo più o meno capito come sono suddivisibili gli Atti degli Apostoli, che di per sé bisognerebbe chiamare gli Atti dei due Apostoli. Perché voi avete dal capitolo primo fino al capitolo ottavo Pietro assoluto protagonista. Poi con il capitolo nono incomincia a comparire la figura di Paolo, perché al capitolo nono degli Atti si narra la sua conversione. Poi dal capitolo nove al capitolo 15 c'è questa mescolanza di Pietro e Paolo. E con il capitolo 15 Pietro fa l'inchino, esce di scena e seguiamo Paolo fino al capitolo 28, quando Paolo, dopo il secondo e il terzo viaggio apostolico, arriva a Roma come prigioniero e in attesa del giudizio di cui non sappiamo niente. Dunque abbiamo già davanti gli Atti degli Apostoli, Pietro, Paolo. Negli Atti degli Apostoli non c'è nessuna antitesi. Ricordatevi che, fra virgolette, naturalmente adoperiamo categorie improprie, il conservatore è Giacomo, non è Pietro.